prodotti italiani, buoni e naturali. Questa è la filosofia di Pizzoli, che in un'ottica green produce patate fresche e surgelate per il mercato nazionale ed estero. Andiamo a vedere nel dettaglio la storia di questa azienda. Siamo con il signor Manaresi della Pizzoli. Ci racconti la storia di questa azienda e di come si è evoluta nel corso degli anni? La Pizzoli nasce nel 1926, il fondatore Mario Pizzoli inizia l'attività di compravendita di tuberi di patate acquistando gli agricoltori e vendendoli ai migliori offerenti. Nel 1950 inizia la seconda generazione, Ennio Pizzoli, attuale presidente, e lì si comincia il confezionamento del prodotto in retine e quindi si ha il primo avvicinamento ai supermercati. Nel 1969 inizia l'attività di trasformazione industriale e il signor Ennio Pizzoli insieme al fratello Irneo Pizzoli installano la prima linea di French fries, di patatine fritte. Arriviamo agli anni 2000, inizia la terza generazione, Nicola Pizzoli, proveniente da Barilla, dopo 10 anni di manager in Barilla, inizia l'attività manageriale nello stabilimento attuale e facendo crescere l'azienda, portando il fatturato da 16 a 68 milioni di euro, e siamo qua nel 2016 pronti per realizzare un altro stabilimento. Sappiamo che per la Pizzoli l'ambiente è un ingrediente importante, giusto? Assolutamente sì, la Pizzoli valorizza l'italianità e l'originalità del prodotto, trasformiamo i sottoprodotti della lavorazione in energia verde riducendone il trasporto su gomme, promuoviamo la raccolta differenziata, recuperiamo l'acqua del processo e la parte termica per ridurre le emissioni in ambiente. Sempre in un'ottica di rispetto verso l'ambiente e di efficientamento dei processi produttivi, la Pizzoli ha deciso di installare un impianto di cogenerazione a gas naturale. Vediamo da vicino di cosa si tratta. Abbiamo alle nostre spalle l'impianto di cogenerazione. Ci parli di questo impianto? L'impianto di cogenerazione ha una potenza nominale di 2.004 kW elettrici e di 1.835 kW termici. È realizzato con un sistema di regolazione ad inseguimento elettrico, per cui l'impianto ha un avviamento automatico e uno spegnimento automatico senza l'ausilio del personale, che viene all'occorrenza viene chiamato in caso di emergenza o di anomalia dell'impianto stesso. L'impianto è stato realizzato nel 2015, lavora 7.000 ore all'anno e ci ha permesso di fare una riduzione del 30% di quello che è il costo totale della bolletta energetica. La parte elettrica viene interamente utilizzata nello stabilimento, la parte termica viene utilizzata sotto forma di vapore per il processo produttivo, essiccazione e pelatura, e sotto forma di calore, acqua calda, per la cottura del prodotto. Una peculiarità di questo impianto è il fatto di poter avere un fattore di potenza piuttosto elevato. Questo ci ha permesso di ridurre le perdite in rete, quindi di ridurre la componente della potenza reattiva induttiva e di alzare il QSFI oltre il 0,95, quello che oggi ci viene chiesto sostanzialmente dai fornitori delle reti principali. Inoltre il consumo energetico dello stabilimento è superiore ai 15 giga e l'impianto permette una riduzione di 2.000 tonnellate di CO2 di emissione nell'arco di un anno. Possiamo quindi affermare che la scelta di installare un impianto di cogenerazione è stata vincente per Pizzoli? Assolutamente sì, basti pensare che questo stabilimento ha grosse necessità sia di energia termica che di energia elettrica. Inoltre una riduzione dei consumi vuol dire anche una riduzione delle emissioni, e questo è quello che ci sta chiedendo oggi il mondo. Questa azienda si sta sempre promuovendo per la ricerca sul mercato delle migliori tecnologie per avere sempre una maggiore efficienza nell'ambito energetico e per mantenere sempre alto il livello green, cosa che sta perseguendo da anni.